ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Il FAI ha avuto un'iniziativa straordinaria, soprattutto per noi, perché tornare qua dentro, lo capite benissimo, che è una cosa entusiasmante. Non potevamo lasciar passare sto centenario senza non ritrovarci. Il cuore rosso-blu della città batte ancora? Io penso di sì, non si può cancellare, è un tramandare da padre in figlio, chiaramente. Ecco, qua vedo dei ragazzi, i ragazzi che sono stati con me, tra l'altro, eccoli qua, va. I ragazzi della mia scuola calcio, e loro per la Samb. È un rapporto indissolubile. Secondo me tutto, sì, secondo le difficoltà è una situazione che non si sa come parlarne. Dobbiamo avere veramente la speranza, ma poi è un vocabolo che non mi piace, però dobbiamo sperare assolutamente che qualcuno metta le mani nel modo giusto, in modo da ritrovare quantomeno la tranquillità. Che emozioni prova a rientrare qui? C'è emozione, una cosa fa dentro, deve sentire dentro, capito? È da ragazzo, quando ho visto le partite della Juventus qui, quando c'era Sivor, Charles, Nicolet. Ero ragazzo, cioè io 8-9 anni. Cioè. L'emozione è stata grande perché abbiamo rivissuto tutti i momenti belli di questo stadio, il nostro vecchio Balleri, dove io ho giocato 5 anni, più 2 al Rivera delle Palme. La curiosità dei nostri ascoltatori è stata quella di sapere qualche aneddoto. A me mi hanno chiesto gli scherzi che facevo, che ho raccontato nel mio libro, e poi l'episodio di quando io sono arrivato a San Benedetto, che qualche giornalista mi ha detto che era una meteora, che non valeva la pena di comprarmi.